Ed è proprio intorno a questa chiesa, l'antica chiesa di Sant'Antonio Abate, protettore tra l'altro dei maiali, rimanda direttamente all'agricoltura, che avverranno i classici tre giri dei campanacci. Li sentiamo, stanno arrivando, vedremo ovviamente che cosa succede all'interno di questa suggestiva, affascinante sagra dei campanacci di San Mauro Forte. Perché sei vestito così? Questo è il vestito tipico di San Mauro Forte, i pantaloni corti, diciamo sotto il ginocchio, calzini bianchi e poi il gilet, camicia bianca e il mantello a ruote. Questo mantello che pesa circa 8 kg, che serve ai nostri contadini per ripararsi dal freddo. Qui in cantina e poi? La cantina serve per fare le prove generali, così si suol dire, perché tutte le squadre si riuniscono nel proprio luogo per poter degustare i prodotti tipici, riscaldarsi, visto che le temperature sono oggi sotto zero, ma anche gli altri anni sono temperature molto rigide, quindi per poter riscaldare la squadra ci si ritrova in un luogo del caposquadra, in questo caso siamo nella cantina Grassano, e poi tutti insieme si esce durante questo rito del campanaccio per far sentire il ritmo dei campanacci lungo le nostre vie del paese. Il campanaccio che poi tra l'altro abbiamo qui davanti, come si suona? Ho il campanaccio che varia da varie dimensioni, abbiamo le campanelle che variano da un chilo, però arrivano fino a 10 kg, che è questo qui, ritmo cadenzato, c'è un ritmo che va, che segna diciamo, il passo dei vari scampanatori di campanaccio e che girano per vedere il paese per scacciare il male dal paese. Il campanaccio del buon cibo e tanto buon vino. Certo, il rito del campanaccio è molto legato alla tradizione enogastronomica del nostro abitato, quindi buon vino, buon salame, buon olio, e quindi questa sera dopo la sfilata, dopo il concerto diciamo, dei Tarantolati che si terrà in piazza Marconi, ci si ritroverà nuovamente nelle cantine dei vari scampanatori fino a notte fonda.